Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video mega haul. Penso che questo sia il video acquisti più corposo che c'è sul mio canale, perché io di solito compro poche cose, invece questa volta ho comprato veramente un sacco di cose, tutte dalla stessa azienda, e ho deciso di mostrarvi quello che ho acquistato. Questo non è un video collaborazione, non è un video di vendita e non è un video di pubblicità. Voglio semplicemente mostrarvi quello che ho acquistato e che ho pagato di tasca mia. L'ho acquistati per me, quindi non sono prodotti che devo vendere, ma sono prodotti miei che sto utilizzando. E siccome mi sto trovando veramente bene, volevo appunto condividere con voi questi acquisti. Ovviamente vi dico che, come faccio sempre, vi lascio in info box il link dell'azienda qualora voi vogliate acquistare qualcosa, qualora vogliate semplicemente dare un'occhiata, perché comunque sono prodotti interessanti di uso anche comune, quindi magari vi interessa qualcosa, ve lo lascio in info box. L'azienda si chiama Essence, però non è Essence quella famosa che tutti conosciamo, scritto con la C e finale, ma è Essence scritto con la S finale. Purtroppo si pronuncia allo stesso modo e quindi è facile confondersi. Però passiamo ai prodotti che sono veramente ottimi. Partiamo dal make-up. Vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato e veramente mi sto trovando benissimo. In questo momento ho questo rossetto. Intanto vi faccio vedere il packaging. Vedete, è carino. Questo è il logo di Essence. È veramente un packaging semplice ma carino, secondo me. In questo momento ho questo rossetto qua di questo colore che per la precisione è il numero 18. Eccolo qui. Vi faccio uno swatch in modo che voi lo vediate. Ha veramente un'ottima scrivenza. È molto morbido. Spero che vediate qualcosa perché con questa luce, come sempre, non so quanto riusciate a vedere. Comunque, veramente morbido nella stesura. Non secca le labbra, le lascia idratate. Quindi con questi rossetti davvero mi sto trovando bene. E ho pensato di unire a questo rossetto la sua matita, che in questo caso è la numero, vediamo se lo trovo, la numero 03. Vi faccio anche di questa lo swatch in modo che li vediate vicini. Vedete che sono abbastanza simili come colore, quindi io riesco a mettere il colore, del rossetto sulle labbra e poi andare a fare il contorno con questa matita. E anche questa è veramente morbida perché non secca le labbra. Io difficilmente avevo trovato una matita labbra che non me le seccasse, invece questa davvero è buona, non me le secca. Poi vi faccio vedere altri due rossetti che ho preso. Questo è il numero 14 ed è un nude molto 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 neutro. Qua sulla mano non rende neanche tanto, però sulle labbra rimane veramente un nude molto molto bello, molto uniforme, molto naturale, veramente un colore che mi è piaciuto tantissimo. E poi ho preso un marrone un po' più scuro che è il numero 10 e vi faccio lo swatch anche di questo. Vedete che comunque è molto più scuro del nude. Vedete, è questo qua da questa parte. E anche questo comunque è un colore abbastanza naturale, ma un pochino più scuro. Comunque a me questi colori sullo scuro marrone, bordeaux, così mi sono sempre piaciuti, quindi sono andata a prendere comunque dei colori che poi io posso utilizzare spesso. Vi faccio vedere anche un rossetto liquido. Questo è il numero, ve lo dico subito, il numero 10. E questo è molto scuro per la mia carnagione, quindi su questo mi sono accorta che forse ho sbagliato il colore perché è troppo scuro. È questo qua, vedete, molto molto scuro. Io non riesco a vedermi con colori così scuri, quindi se tornassi indietro probabilmente non prenderei più questa tonalità, ma prenderei una tonalità sotto. In ogni caso è un rossetto liquido molto molto classico, diciamo che è un classico rossetto liquido che però non mi ha seccato tanto le labbra, quindi per essere un rossetto liquido diciamo che mi ha lasciato le labbra abbastanza morbide. L'unica cosa è che il colore è veramente troppo scuro. Comunque è di lunga durata, è no transfer, quindi insomma ha fatto bene il suo lavoro, però avrei dovuto prendere un'altra tonalità. Passiamo al make-up per gli occhi. Vi faccio vedere due matite. Ho preso una matita marrone che è la numero 02, è una matita eyeliner, però io le matite, diciamo, sugli occhi le uso un po' come se fossero ombretti, quindi non vado a fare la riga sottile, ma vado poi a coprire tutta la palpebra praticamente. Però, insomma, vi faccio lo swatch, ve lo faccio nell'altra mano perché di là ho già tutti i rossetti. È molto morbida anche questa, vedete, è un marrone abbastanza scuro.
però io la volevo così. E poi ho preso una cosa che non avevo mai assolutamente provato, che è la matita per gli occhi bianca. Adesso io vi faccio lo swatch sulla mano, però vabbè, è una matita bianca comunque, vedete, rimane così. Spero che vediate qualcosa. E questa ero veramente curiosa di provarla perché ne avevo sentito parlare tantissime volte ed ero veramente curiosa. Quindi ho preso la matita bianca, l'ho provata ed effettivamente comunque alcuni ombretti con la matita bianca sotto rimangono proprio del loro colore reale. Quindi il colore sotto della palpebra a volte va un po' a modificare magari il colore dell'ombretto. Con la matita bianca invece rimane proprio il colore che noi vediamo poi sulla palette o comunque sulla confezione dell'ombretto. Quindi insomma è una cosa con la quale mi sono anche trovata bene, però è stato un esperimento perché non avevo assolutamente mai provato questo tipo di matita. Passiamo adesso ai prodotti per le unghie. Ho comprato un bel po' di smalti. Gli smalti mi sono piaciuti tantissimo perché sono a lunga durata. Quindi praticamente se voi mettete un top coat sopra, quindi per dare ancora più resistenza, diciamo, allo smalto, non avrete problemi perché vi dureranno veramente per un bel po' di tempo. E hanno, anche prima di mettere il top coat, ho notato che hanno un effetto lucentezza che assomiglia quasi a un gel, quindi veramente molto lucido e molto bello. Vi faccio vedere il mio preferito, che non è quello che ho adesso, però comunque il mio preferito, che è questo color lavanda. Questo mi è piaciuto tantissimo perché veramente mi ricorda il colore della lavanda. Mi è piaciuto molto perché secondo me in estate un colore così è proprio bello. Poi ho preso un classico Bordeaux, quindi proprio un rosso classico, e questo è un colore molto classico, però insomma mi piaceva. Poi ho preso un rosa antico, anche questo veramente bello, devo dire, e questo l'ho già provato un po' di volte e devo dire che mi piace tantissimo. È molto naturale, molto adatto per l'estate, non è aggressivo come colore, quindi davvero mi è piaciuto molto. Poi ho voluto provare un color tortora, diciamo. Questo forse è meno adatto per l'estate, più adatto magari per l'autunno o per l'inverno, però mi piaceva molto l'idea di provare un colore del genere perché non avevo mai provato e sicuramente ce ne sono di tante marche di quel colore, però in quel momento lì non mi è venuto in mente un'altra marca che lo avesse, quindi l'ho visto qua e l'ho preso. Poi ho preso un classico bianco, questo qui, questo è proprio il classico bianco, è il numero 09, ma ve lo faccio vedere direttamente sulle mie mani, vedete, è proprio il classico bianco. Ho acquistato poi il classico grigio argento, questo, vedete, mi piaceva comunque molto perché è proprio un color silver. Che comunque io non avevo, ne avevo uno simile, ma non era proprio fatto così. Prima di passare alle creme, vi faccio vedere la confezione regalo. Vedete, questa è una delle confezioni regalo che mi è piaciuta tantissimo. Io l'ho presa questa scatola perché volevo metterci dentro appunto tutti i miei trucchi, tutte le matite, i rossetti che ne ho veramente tanti, almeno in questo modo è più facile andarli poi a recuperare perché nella busta poi ci sono quelli che finiscono sotto e non li trovo. Invece così li vedo subito. Ed è carina perché dietro c'è il logo e c'è scritto Essence ti ama, quindi insomma questa cosa anche un po' è carina, mi piaceva. Vi faccio vedere una cosa che è piaciuta tantissimo, che è questo shopper, questa borsa. È fatta così con il logo, ovviamente, con la scritta, vedete, vi dicevo si scrive Essence con la S finale. E questa è una borsa veramente carina perché insomma anche per andare a fare la spesa è comodissima. Sarebbe in realtà una borsa da mare, però non ha la chiusura, non ha né bottoni né cerniera, rimane aperta. Quindi io preferisco utilizzarla come shopper semplicemente per la spesa, per andare a mettere magari delle cose così che mi devo portare dietro, ma non proprio come borsa perché io se non ho la chiusura mi viene un po' l'ansia sinceramente di perdere le cose. Comunque, a parte queste mie ansie, passiamo ai prodotti. Volevo dirvi due cose, perché questa azienda ha dei prodotti, ha l'aloe vera, che è una linea particolare, e poi ha dei prodotti che sono, diciamo, un po' esclusivi, perché sono prodotti al colostro. E è una delle poche aziende in Italia che li vende. Io ho preso la crema anticellulite, vi faccio vedere il packaging, eccolo qua.
è una crema anticellulite a base di colostro e mi sto trovando veramente benissimo. Ora io devo essere onesta, io non ho tantissima cellulite, quindi la mia condizione di partenza diciamo che era abbastanza buona, però avevo giusto quei piccoli inestetismi che comunque danno fastidio, soprattutto quando si va in spiaggia, e quindi ho voluto provare questa crema al colostro perché una mia collega me ne ha parlato benissimo e quindi insomma mi sono lasciata tentare, ho voluto provarla anch'io. E devo dire che i risultati ci sono stati, perché già dopo alcune applicazioni ho visto effettivamente che la mia pelle era molto più liscia, molto più morbida, molto più vellutata e questi inestetismi comunque io li noto meno. Quindi devo dire che ha avuto un buon effetto, anche se devo dire per onestà la mia condizione di partenza non era disastrosa, però comunque qualche inestetismo lo avevo e questa crema comunque lo ha risolto, quindi mi sono trovata molto bene, mi sto trovando molto bene. Tra l'altro, questi sono tutti prodotti che hanno dei prezzi veramente ottimi e convenienti, quindi davvero è da provare sicuramente. Per quanto riguarda la linea all'aloe vera, ho preso due shampoo. Questi due che sono veramente ottimi perché io avevo un problema di prurito. Tutte le volte che mi lavavo i capelli, dopo un paio di giorni cominciava a prudermi la testa. Invece con questi devo dire che riesco a mantenere questa cosa molto più sotto controllo, quindi il mio prurito comunque si è ridotto parecchio. Questi sono due shampoo che l'unica differenza che hanno è che uno è per capelli colorati e uno è per tutti i tipi di capelli, quindi quelli non colorati, diciamo, però per il resto sono assolutamente identici. Io li ho voluti provare tutti e due perché diciamo che quando la tinta comincia a stingersi non utilizzo più lo shampoo per capelli colorati, invece quando l'ho appena fatta, come in questi giorni, cerco di utilizzare uno shampoo per capelli colorati per tentare di prolungarne l'effetto, anche se il rosso scarica veramente tantissimo, quindi poi non riesco a tenerlo più di tanto, però ci provo, insomma. Ho pensato poi di prendere un piccolo set di creme mani, sono creme piccoline da 30 ml, ma mi piaceva molto la profumazione che hanno, perché una è al miele e alla vaniglia, una è alla rosa e un'altra è al tenero e melograno. Quindi queste ancora non le avevo, perché se avete visto il video sulle mie creme mani, vi starete chiedendo: ma avevi bisogno di comprarti delle altre creme mani? Non ne avevi abbastanza? Sì, è vero, ne ho tantissime. Ma ne ho tantissime perché mi piacciono, quindi quando vedo una crema a mani, poi alla fine va a finire sempre che me la compro, anche se ne ho già tante, perché mi piace comunque cambiarle. Io le uso, tutte quelle che ho le uso in realtà, quindi insomma ho pensato anche a questo piccolo set perché volevo provare queste profumazioni differenti. Poi vi faccio vedere una cosa che è veramente molto classica, però l'ho comprata, che è lo spazzolino da denti. Questo spazzolino da denti è particolare perché ha tra le setole un antibatterico e se siete dei maniaci della pulizia dei denti come sono io, non potete non farvi influenzare dal fatto che ha le setole antibatteriche, perché io ci tengo tantissimo i denti, mi lavo i denti molto spesso, tutte le volte che ho mangiato comunque mi lavo i denti, me li curo, me li sbianco, insomma, quindi ci tengo e ho voluto prendere questo spazzolino perché ha appunto questa caratteristica delle setole antibatteriche. Non l'ho ancora provato perché questo mi è arrivato ieri o forse 2 giorni fa, comunque mi è appena arrivato e prima di provarlo volevo fare il video per farvelo vedere comunque sigillato. L'azienda poi mi ha gentilmente regalato un profumo. Questi sono profumi ispirati alle fragranze famose, anzi in realtà non sono ispirati alle fragranze famose, sono proprio i profumi originali che però non hanno, diciamo, la marca dello stilista famoso, perché sono comunque profumi che vengono prodotti da una società che si chiama Seluz, dove lo stilista famoso va e si sceglie il profumo e poi a quel profumo viene dato il suo nome. Invece Essence, anziché mettere il nome, praticamente lo confeziona senza nessun tipo di nome o di dicitura particolare, però si tratta proprio del profumo originale in realtà. Questo in particolare è il J'adore, perché è quello che comunque a me piace e io mi sono scelta questo. Ancora sigillato perché ne ho una confezione ancora grossa che mi aveva regalato mia mamma Natale e quindi lo tengo chiuso finché non lo utilizzo, però insomma ha un packaging comunque molto semplice ma molto carino.
E sempre parlando di fragranze famose, ho preso anche la crema corpo e il bagnoschiuma, perché anche questi sono alla profumazione J'adore. Quindi ho tutta la collezione completa, diciamo, profumo, bagno doccia e crema corpo, tutti appunto con questa profumazione che mi piace tantissimo. Passiamo adesso all'ultimo prodotto, che è un profumo per la casa. Volevo farvelo vedere. Questo è un profumo per la casa, che ha il suo contenitore di vetro, quindi proprio per andare ad applicare il profumo, nel quale poi vanno inseriti i bastoncini di rattan, che sono questi, quindi voi li mettete, li inserite proprio all'interno, e poi qua c'è la sua ricarica. Questo credo che sia la profumazione di mela verde con altre composizioni che adesso sinceramente non ricordo, però poi ci sono anche altre profumazioni. Ed è una confezione, secondo me, molto molto carina. Questa è la scatola, fatta così, azzurra. Adesso vi dico, credo che questo sia quello alla mela verde con altre cose tipo vaniglia, insomma, ci sono tante composizioni comunque all'interno. Dovrei andare a vedere il catalogo, ma l'ho lasciato sul tavolo di là e quindi, insomma, adesso vado un po' a memoria e sinceramente me lo ricordo poco. Questi sono i prodotti che io ho acquistato per me, però tutti i prodotti firmati Essence, e volevo appunto farveli vedere in questo video perché sono comunque prodotti di make-up, prodotti per il corpo, che magari a qualcuno possono interessare. Credo che questo video sia venuto lunghissimo, ma i prodotti erano veramente tanti, quindi mi fermo perché vi ho rubato già abbastanza tempo. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacio enorme, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.